Nome. Ciro. Andrea. Cognome. Esposito. Esposito. Soprannome. Ma particolarmente non ne ho, via. Ma te lo dico io il soprannome suo che ti davano da piccolo. Il Ciuccio. La prima volta che avete giocato nella stessa squadra? Gli esordienti? Sì, sì, esordienti. Chi era il più bravo? Lui. Mio padre diceva sempre che per fare un giocatore tra noi due bisognava metterci la sua tecnica e la mia testa. Un pregio e un difetto? Suo? Tuo. Mio? Ma il pregio è l'equilibrio. Credo di essere abbastanza equilibrato. Il difetto è che sono pignolo. Beh, anch'io come difetto direi la pignoleria, sono abbastanza pignolo. Il pregio, l'orgoglio di voler raggiungere i miei obiettivi. In cosa sei più bravo di lui? Ripeto, nella tranquillità, nell'equilibrio, nello stemperare le cose, nel razionalizzare, sì. Ma io non mi sento assolutamente più bravo di lui, anzi cerco sempre di emularlo in qualche modo. Il giocatore che ti piace? Beh, se andiamo nel passato sicuramente Maradona, se andiamo nel presente un giocatore che mi piace la musica. Io dico Caleon. Qual è la tua squadra del cuore? Beh, Napoli, per forza. Napoli. L'inno lo conosci? L'inno del Napoli? Ma ce ne sono tante di canzonette sul Napoli, quindi non saprei una in particolare. Credo che sia Soldato Innamorato, alla fine il vero inno del Napoli. Ce lo cantate? Siamo un po' stonati. Tutti un po' stonati. Almeno io. Hai mai avuto un poster in casa tua? Sì, un poster di Maradona. Beh, si dormiva nella stessa stanza, quindi il poster era quello. Se non ti fosse piaciuto il calcio, quale sport avresti scelto? Io il tennis. Quando smettevo di giocare a calcio, prendevo la racchetta. Io nel tempo ho imparato ad apprezzare molto il nuoto, mio figlio che lo pratica a livello agonistico, e quindi dico... Il consiglio più importante che gli hai dato? Beh, gliene ho dati tanti, questa è la prerogativa che ha il fratello maggiore, perché si sente particolarmente protettivo nei confronti del più piccolo, quindi gliene ho dati tanti. Comunque vedo che, visti i risultati, vedo che li ha presi tutti. Non credo di avergli dato mai consigli. Cosa ti piacerebbe correggermi? Ritorno a quello che dicevo prima, di razionalizzare le cose, di essere più calmo, di affrontare tutto con più tranquillità. A volte anche lui in determinate cose è un po' apprensivo, quindi per quello forse gli darei qualche consiglio. Da 1 a 10, quanto sei paziente? 7, via. 4. Scaramantico. Prima, non più. 10. Goloso. Prima, non più. 6. Disordinato. 7. 2. Generoso. Ma a volte, sai, questa cosa è bene che la dicono gli altri. Io chiaramente mi sento generoso anche nell'affrontare proprio la quotidianità. Generoso tantissimo, cerco sempre di essere generoso. Attrice preferita? Sempre facendo un passato e un presente, Sofia Loren e Monica Bellucci. Julia Roberts. Hai una bacchetta magica, quale sogno ti piacerebbe realizzare?
E calcisticamente affiancare, non dico da primo perché mi rendo conto, però affiancare anche uno staff tecnico importante per una squadra professionistica. Ma soprattutto la serenità della famiglia, di tutta la mia famiglia, e in ambito calcistico di guidare prima o poi una squadra 11. L'intervista è finita, salutate la modalità. Ciao, Fra. State buone.